Ciao a tutti, oggi prepariamo il Bounty, che sono delle barrette di cocco ricoperte di cioccolato. Per chi non mi conosce, sono Andrea di Cuore di Cioccolato. Se non siete ancora iscritti al canale, ricordatevi di iscrivervi qua sotto. Se questa ricetta vi piace, di lasciarmi un mi piace e di condividere i video con i vostri amici. Per questa ricetta ci rivediamo dopo la sigla. Ciao ciao! Bene, nel pentolino ho messo 100 ml o millilitri di panna, se non trovate la panna potete utilizzare il latte, 50 g di burro e 70 g di zucchero. Sciogliamo bene lo zucchero e il burro, una volta che è tutto sciolto versiamo sul cocco grattugiato. 180 g di cocco, nel cocco ho messo anche mezzo cucchiaino di sale. Adesso mescoliamo per bene, nel frattempo lo si raffredda. E poi andiamo a dare la forma ai nostri Bounty. Alcuni lo mettono su un ripiano, dentro una formina, poi lo tagliano. Tanto noi non è che dobbiamo venderli, quindi non è che dobbiamo essere precisi. E potete dargli la forma che preferite. Quindi vi consiglio di farli a mano. Una volta data la forma, li mettiamo su un piattino, posizioniamo il piattino in frigo e aspettiamo almeno mezz'ora che si raffreddino. E poi andremo avanti con la copertura. Ah, per la copertura utilizzerò 200 g di cioccolato fondente al 50%. Solitamente il Bounty è il cioccolato al latte, ma visto che li facciamo in casa, cioccolato fondente, così col contrasto tra un po' di amarognolo e dolce del cocco, viene uno spettacolo. Quindi dopo mezz'ora che sono stati in frigo ho sciolto il cioccolato a bagnomaria. Una volta che il cioccolato si è sciolto, immergiamo i nostri Bounty nel cioccolato e togliamoli poggiate su della carta da forno. Questo è un tappetino di silicone, sempre da forno, così che riusciamo poi a staccarli. Finché il cioccolato è ancora morbido, andiamo a fare l'effetto onda con uno stecchino come ho fatto io. Adesso non ci resta che aspettare che il cioccolato si rapprenda, che si raffreddi e poi andiamo a fare la degustazione. Ragazzi, uno spettacolo. Poi con questo leggero retrogusto di sale non rimangono troppo dolci, sono una bomba. Con questa ricetta ne otterrete all'incirca 12 delle dimensioni dei Bounty, le mie sono leggermente più grossi. Bene, come al solito vi saluto.
Ciao ciao. Ma mi raccomando, non esagerate perché non sono dietetici. Ciao.